Ciao, allora stasera prepariamo gli spaghetti allo scoglio. I frutti di mare che servono per questo piatto sono le cozze, le vongole. Questi sono, diciamo, la quantità per due persone. Poi cos'è di gambero, queste qui, che poi andrò a sgusciare prima di cuocere. E mi sono fatta tagliare degli anelli di calamaro. Allora, la prima cosa da fare è quella di pulire ovviamente le cozze e le vongole. Allora, le cozze vanno pulite in questo modo, come vi avevo già fatto vedere in altri video, praticamente dove vedete lo sporco, il baffo, semplicemente con le mani lo strappate via e poi si mettono in acqua. Non so, 10 minuti, mentre invece per le vongole vanno semplicemente messe in acqua e basta. Appunto, io le lascio quei 10 minuti, proprio se ci sono dei residui di sabbia, vanno via. Allora, adesso ci occupiamo di pulire le code di gambero. Allora, le code di gambero si puliscono così: praticamente si toglie il guscio partendo dalla coda, quindi si stacca la coda. Poi da un lato si alza il guscio, ok? Io faccio tutto con le mani e si gira e voilà. Così è pulito perfettamente anche dalle zampine. Sul dorso con un coltellino, io faccio così, si fa un'incisione e praticamente si vede se c'è dentro dello sporco, perché in genere il gambero, vedete questa parte qui, vedete il nero? È comunque da togliere perché sarebbero, insomma, gli intestini, non so, lo sporco del gambero, quindi va levato. Levate il nero che vedete. Quando vi sembra a posto che non vedete più niente, gli date una sciacquata sotto l'acqua corrente e procediamo così con tutti gli altri. Appunto, bisogna iniziare a far cuocere il pesce, iniziando appunto da quello che ci mette più tempo. E ovviamente quello che ci mette più tempo è senza dubbio il calamaro. Quindi ho messo dell'olio in una padella, due spicchi d'aglio e ci vado a versare il calamaro. Lo sfumiamo con un po' di vino bianco. Aggiungete un pizzico di sale. E a chi piace anche un po' di pepe. Quindi il calamaro va lasciato andare per circa un quarto d'ora, 20 minuti a fuoco basso. Vi consiglio di fare il sugo in una pentola diversa, di prepararlo a parte, perché così praticamente non si annacqua per l'acqua che viene rilasciata dai calamari, dal pesce, eccetera. Quindi rimane molto più ristretto, molto più buono e lo aggiungo poi alla fine di tutto. Quindi io, per, diciamo, gli esperimenti che ho provato a fare, dalla mia esperienza, faccio così. Quindi aggiungo i pelati, semplicemente faccio il classico sugo al pomodoro. Ok, allora, trascorsi all'incirca 10 minuti da quando abbiamo iniziato a far cuocere il calamaro, possiamo aggiungere le cozze e le vongole. E le facciamo aprire, quindi bastano, diciamo, pochi minuti e si aprono. Per quanto riguarda invece il sugo, a questo punto, mentre sta cuocendo, io diciamo ci aggiungo il peperoncino, perché a me piace, e mi piace, diciamo, lo spaghetto allo scoglio leggermente piccante, quindi ne aggiungo un pochino.
e aggiungo anche un pochino di pepe. Il sale l'avevo già messo prima, quindi di sale è già a posto e continuo nella cottura. Ecco, adesso sono trascorsi 5 minuti e vedete che le cozze e le vongole si sono completamente aperte, vedete, non ci vuole tanto. Quindi a questo punto possiamo aggiungere per ultimi i gamberi. Questi vanno sempre aggiunti per ultimi perché appunto sono quelli più veloci da cuocere. Quindi facciamo andare per altri 5 minuti. Quando preparate dei piatti un po' gustosi, insomma dei primi come gli spaghetti allo scoglio eccetera, è importante prendere il pesce buono, però vi dico è anche altrettanto importante prendere la pasta buona, cioè che non scuoce, che mantiene la cottura, resta al dente eccetera. In questo caso io è la prima volta che la provo, comunque ho trovato nel mio supermercato questa pasta, si chiama Rummo, lenta lavorazione, e sono spaghetti vabbè, numero 5, grossi, comunque più o meno sono dimensioni standard, però ecco anche la pasta fa la differenza, quindi era solo per dirvi questo. Ok, intanto che la pasta cuoce vi faccio vedere. Allora, praticamente qui è già tutto pronto, vedete? E questo invece è il sugo che è rimasto comunque diciamo bello rappreso, no? Se io avessi preparato il sugo direttamente nella pentola del pesce, il risultato sarebbe stato di un sugo annacquato, troppo annacquato. Invece per avere un bel sugo ristretto bisogna farlo a parte. Io appunto, come vi dicevo prima, faccio così. Ok. Allora, questo è il sugo, deve risultare così, semplicemente lo vado a mettere sopra. Io sinceramente non metto prezzemolo perché mi sta un po' antipatico, devo dire la verità, comunque un po' di prezzemolo se vi piace ci sta bene. E spero che la ricetta vi sia piaciuta. Questo era il mio modo di fare gli spaghetti allo scoglio. Ciao, alla prossima!